Nella mattinata di ieri, mercoledì 23 novembre, si sono verificate due esplosioni a Gerusalemme, vicino a due fermate dei mezzi pubblici. Una persona è stata uccisa e almeno 18 persone sono rimaste ferite. La prima esplosione è avvenuta vicino ad una fermata all'imbocco di un'autostrada molto frequentata dai pendolari, che ogni giorno arrivano in città. La seconda è avvenuta nel quartiere settentrionale di Ramot. La polizia ha dichiarato di sospettare un attacco compiuto dai palestinesi.